Salve a tutti, sono tornata con un nuovo video. Questa volta parleremo di un prodotto da testare che appunto si trova in questa scatolina qui. Partiamo a parlare del packaging perché, come vedete, appunto, questa azienda ha messo delle fantastiche faccine sul packaging che lo rendono unico. Poi c'è questo thank you che è fantastico. E adesso passiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Perché preciso, io ancora non so bene di che prodotto si parla, ne ho sentito parlare ma non l'ho mai testato e appunto lo testerò in diretta con voi. Mentre faccio lo spacchettamento, vi posso dare qualche piccola informazione su questo prodotto. Allora, la marca che l'azienda, scusate, che mi ha inviato questo pacchettino si chiama G-Clay, 4G Clay, scusate. Ed è una marca che promuove anche molte iniziative per il pianeta, attentissima al pianeta e soprattutto usa ingredienti naturali, di origine naturale. Aprire questo pacchettino è stata un'impresa abbastanza difficile perché era confezionato così bene e che è veramente stato difficile aprirlo. Comunque, vediamo che qui c'è un fantastico sigillo di garanzia, appunto, che adesso andiamo ad aprire e a scoprire cosa c'è all'interno, perché vi ripeto, io lo sto scoprendo con voi. Ma prima di aprire e vedere che cosa c'è all'interno, vorrei dirvi e farvi una premessa che faccio sempre ad ogni video. Chi mi segue da un po' già sa che appunto io quando testo un prodotto, a prescindere se sia acquistato da me oppure se mi viene inviato gratuitamente, cerco di essere sempre, sempre sincera, di testare il prodotto e di fare una mia recensione, sia che sia positiva, sia che sia negativa. Per appunto essere corretta con voi che mi seguite da tanto. Questo è un prodotto che mi è stato sponsorizzato da 4G Clay e io come sempre però sarò sincera con voi e vi dico se ne vale la pena acquistarlo oppure non ne vale la pena. E adesso vediamo che cosa c'è all'interno. Allora, ecco qui, guardate. Vediamo un po'. C'è una brochure, vedete qui che cosa c'è scritto. Allora, qui ci sono un po' di informazioni appunto che l'azienda mi dà su questo prodotto. Vi do una rapida letta e ne parliamo insieme. Ma poi c'è anche il prodottino che l'azienda mi ha mandato, vi faccio vedere. Eccolo qui, vediamo, è impacchettato benissimo. E vediamo un po', ah, ci sono probabilmente due prodottini, che cosa bella! Cioè, è fantastico. Allora, c'è questo che praticamente è, vediamo, utilissimo appunto per depurare la pelle dalle impurità e dalle tossine. Permette una rivitalizzazione cutanea e quindi è sicuramente un prodotto molto molto naturale e tra poco ne andremo a vedere meglio. Altra locandina che ho trovato in mezzo a questi fogli che mi sono stati inviati è questo motto che assolutamente io adoro, non ne ho mai sentito parlare, ma è un motto che mi rispecchia molto. È "Datemi una maschera e vi dirò la verità", Oscar Wilde. Cioè, ragazzi, è veramente fantastica questa cosa. Come ripeto sempre, comunque, fare delle maschere per il viso, per il corpo,
non è soltanto un atto di generosità che noi facciamo al nostro corpo, ma è bensì un momento di relax che ogni tanto dobbiamo prenderci. Perché è fantastico goderti quei 5 minuti la settimana, 2 volte la settimana per te stessa, sia che tu sia donna o che tu sia uomo, e poi vedere soprattutto il beneficio che ha sulla pelle. Mi sono un pochettino informata su questi prodottini qui. Ho scoperto che la scritta appunto non si dice 4 clay, ma bensì questo 4 va letto in inglese, quindi è 4 clay. E poi ho scoperto che appunto questa argilla viene prodotta dalle cave che ci sono in Piemonte. Vengono estratte da questa cava appunto che si trova in Piemonte e poi viene disidratata, finché non finisce in questi fantastici vasetti qua. Quindi è un ingrediente che proviene tutto naturalmente dalla natura. Non è un prodotto chimico, non c'è assolutamente niente di chimico e quindi possiamo già dire che è top. Su questa cosa è sicuramente top. Poi ho scoperto quali sono i benefici appunto di questa argilla, perché adesso che stavo per... Tra poco la testerò, quindi dobbiamo vedere quali sono prima di tutto i benefici. Allora, rende la pelle molto elastica, assolutamente utilissima per chi soffre di cellulite, di chi sta seguendo delle diete come me, che appunto perdendo peso la pelle ha più bisogno di elasticità, scusate, e quindi ha bisogno di qualche prodotto che l'aiuti. Questo sicuramente è un prodotto consigliatissimo in questo caso perché è soltanto di origine naturale. Questa argilla viene anche utilizzata per chi soffre di reumatismi oppure artrosi e artriti. Combatte la ritenzione idrica, favorisce la circolazione sanguigna e linfatica, aiuta il rilassamento muscolare. È un eccellente antinfiammatorio e antidolorifico. Tra tutte le cose che mi hanno mandato anche un piccolo ricettario. Vedete? Mi dice come utilizzare queste maschere, in che dosi, che ingredienti aggiungere alle maschere. Allora, ad esempio, c'è una maschera per rassodare i glutei, maschera per i brufoli, per le smaiature, maschera per l'acne, maschera rinforzante per capelli, elasticizzante per il collo, sgonfiante per la pancia. Cioè, stavo leggendo la parte di sgonfiante per la pancia, perché volevo appunto capire se la dovevamo ingerire oppure la dovevamo applicare sul corpo. E niente, è una maschera che va applicata sul corpo, niente da ingerire. Ma questa maschera ho letto che è anche per chi ha delle pelli secche, perché ha anche la pelle normale. E poi vediamo un po'. Eccola qui. C'è una parte dove dice bevanda depurativa. L'argilla diluita in acqua depura il sangue e tutto l'organismo. Mettete un cucchiaio di argilla in un bicchiere di vetro. Sul loro sito poi ho trovato anche una tabella riassuntiva appunto dei loro formati, ma anche della quantità di prodotto e della quantità di acqua rapportato in base a quello che vogliamo appunto fare. Anche questa tabellina ve la metto qui sotto, così se acquistate questo prodotto già saprete come potete utilizzarlo. Vado anch'io ad utilizzare questa tabellina appunto perché devo provare, devo testare con voi in diretta la maschera. Farò una maschera per il viso, una cosa molto semplice, e nella tabella riassuntiva mi dice appunto di mettere 70 grammi di argilla con 55 grammi d'acqua. Questa è la dose per la preparazione della maschera viso. Poi, se dovete preparare una maschera per il corpo, per le cosce, per i glutei, per la schiena, ognuno ha un rapporto diverso di acqua e maschera.
La maschera è pronta. La prima cosa da fare è andare a rimuovere tutto il trucco. Mi raccomando, purifichiamo bene la pelle, cioè non deve esserci il trucco sul viso. E poi andiamo ad applicare la maschera. Testa piatta, vedete? Mi raccomando, non fatelo con le mani. Immergiamolo nella ciotolina ed andiamo a spalmare sul viso. Vado ad applicare una texture pazzesca. Vedete, allora ci sono dei microgranuli che sono ideali anche per fare una maschera espurante. Naturalmente è un prodotto naturale, non so se si vedono. Ok, eccoli qua, i microgranuli che si vedono. Secca molto rapidamente, quindi non dovrete stare delle ore a far seccare la maschera e vediamo un po' l'effetto finale quale sarà. Ma siccome non è avanzata ancora la maschera, penso che più tardi, prima di fare la doccia, la utilizzerò per fare l'interno coscia. Come potete vedere, l'argilla dove si è seccata ha cambiato colore. Ok? Questo significa che è secca, che si può rimuovere. Aspetto che faccia questo lavoro su tutto il viso e poi la vado a rimuovere. Completamente l'argilla verde ventilata e potete vedere che la mia pelle si è riossigenata perché praticamente ha lasciato questo piccolo rossore che cioè queste sembrano piccole macchioline, ma è soltanto un po' di rossore perché la pelle si sta riossigenando. Invece voglio farvi vedere, non so se si vede, la mano in cui ho usato l'argilla e la mano in cui non ho usato l'argilla. Questa è una mano orrenda, cioè guardate, si vedono i capillari, si vedono, cioè si vede di tutto. Invece questa è la mano in cui ho usato l'argilla, cioè completamente purificata. Poi, come vedete, qui c'è ancora questo piccolo brufolino, ma con il tempo andrà via, cioè tra una settimana, con l'uso quotidiano di questa argilla, penso con certezza che comunque andrà via. Comunque, io penso che sia molto efficace, uno perché ha tantissimi benefici questa argilla, due perché sento la pelle molto più fresca, molto riossigenata. Ma soprattutto è molto più liscia, cioè è veramente molto molto liscia, cioè veramente soddisfatta dell'effetto che ho avuto sulle mani. Anche quella sul collo e sul petto. Vedremo nei prossimi giorni come andrà sul viso. Naturalmente gli devo dare il tempo anche di funzionare.
Sicuramente sono soddisfatta del prodotto, ma adesso che devo andare in doccia, sicuramente lo proverò sulle gambe, perché secondo me sulle gambe può avere ancora di più un effetto amplificato e un effetto migliore. Grazie di aver speso il vostro tempo a guardare questo video. Vi ricordo che mi potete anche seguire sul mio canale Instagram, dove sono molto più attiva, e ci vediamo al prossimo video. Un bacio.